necessariamente questo bilancio consolidato deve interfacciarsi con l'intero assetto degli investimenti, delle spese dell'amministrazione comunale e deve interfacciarsi necessariamente con i risultati prodotti dalla stessa amministrazione. Io più volte ho denunciato e continuo a denunciare un enorme spreco di denaro pubblico. Parliamo di bilancio consolidato e parliamo quindi di partecipate. In primis la situazione catastrofica sull'orlo del fallimento dell'AMIU, Chima Ambiente AMIU. Una città che dire che è sporca è un eufemismo, una città che si trova in condizioni assolutamente pietose. Neanche nel terzo mondo si assiste a questo quadro. E come se non bastasse, assistiamo a un provvedimento gravissimo, a un provvedimento antidemocratico, a un provvedimento che calpesta la dignità del lavoratore e del cittadino. Mi riferisco al licenziamento di 56 unità. 57. Sindaco Melucci, invece di chattare desidererei essere ascoltati in un colloquio, in un dibattito proficuo, no? In un faccia a faccia civile. Sindaco, nel mondo romano, nel mondo greco, esisteva la rupe tarpea, anzi nel mondo romano, la rupe tarpea era quella rupe, quella montagna, dalla quale purtroppo venivano buttati giù gli invalidi, gli storpi, perché in quella mentalità assolutamente primitiva e primordiale i soggetti inabili erano considerati un peso e quindi si eliminavano questi, ci si liberava dagli stessi. La stessa cosa oggi sta facendo AMIU, perché quando si viene a dire che 57 persone sono inabili al lavoro e non c'è possibilità di ricollocazione, significa calpestare il diritto alla vita, il diritto al lavoro di 57 famiglie, caro sindaco. Invece di chattare, pensi, sindaco, pensi che lei sta moltiplicando, no, il numero degli staffisti, dei componenti del suo staff, e mentre i componenti dello staff, il numero aumenta, abbiamo un decurtamento di persone che potevano dare il loro contributo in una diversa collocazione all'AMIU e potevano soprattutto portare il pane a casa. Questa è un'amministrazione che si dice di centrosinistra, ma è un'amministrazione che si sta dimostrando più dura e crudele nei confronti della gente, della povera gente, in una maniera vergognosa, in una maniera inaudita. Presidente, io desidererei, proprio perché oggi voglio essere duro ma educato, come lo sono sempre stato, che un certo garbo istituzionale, una certa forma di rispetto. Non è bello parlare e avere un sindaco che evidentemente è affaccendato in altre faccende, è bello parlare ed essere ascoltati. Poi il sindaco giustamente potrà dire la sua, potrà esprimere il suo pensiero liberamente, in un'ottica di rispetto, ma evidentemente, come diceva il Manzoni, citando le espressioni colte, il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare, in questo caso l'educazione e il rispetto chi non ce l'ha non se lo può dare. Ma andiamo avanti. Ho parlato di sprechi di denaro pubblico. Bene, quando si divide, un buon padre di famiglia ha delle risorse e cerca di destinarle secondo quelle che sono appunto le priorità. Padre di famiglia non si permette l'abito di lusso se poi non ha il pane da dare ai propri figlioli. Fuor di metafora, si scialacquano 7,5 milioni di euro per il 7,5 milioni di euro per il 6GP e poi vediamo la crisi, per esempio, della partecipata AMIU, e poi vediamo i diritti negati
nell'ambito dei diritti dei servizi sociali, perché si dice questi sono i fondi e non abbiamo altre disponibilità, non abbiamo altre disponibilità per la vivibilità urbana, per strade e marciapiedi. Ma ci rendiamo conto, un'amministrazione che evidentemente non ha contezza del quadro amministrativo ed è ricorsa in modo frenetico anche ai mutui. Al mutuo si ricorre in una situazione di necessità, di urgenza. Un'amministrazione comunale, e mi ricollego al 6GP, che è andata a raschiare il barile, di 300.000 euro da quei fondi, signori cari, da quei fondi che sono riservati all'emergenza. Signori, io ripeto, vorrei che i cittadini, ma i cittadini vedono una realtà completamente diversa da questa realtà fantasiosa che viene artatamente presentata da questa amministrazione. Io mi domando, abbiamo una città che è ridotta, diciamocelo, a un immondezzaio pubblico, purtroppo, basta girare le strade della nostra città. Abbiamo una Tari arrivata alle stelle, tra le più alte d'Italia, e mi venite a parlare di operazioni virtuose dal punto di vista economico, finanziario e contabile? Questo io mi domando. Credetemi, non riesco a spiegare questa falsità, innanzitutto umana, prima ancora che politica, da parte di questa amministrazione. Un'amministrazione che spende e spande nella cultura dell'immagine, nelle feste, peraltro a pagamento, negli eventi a pagamento, perché abbiamo, quando si parla delle file che ci sono ai botteghini del Fusco, beh, quelle file sono rappresentate da persone che, grazie a Dio, hanno la possibilità di pagare, ma non si fa una politica per la gente, non si fa una politica di spettacoli, di eventi per l'intera comunità a livello gratuito, come si fa negli altri comuni della provincia, anche da parte di maggioranze di centrosinistra. Quindi non è una questione di centrodestra o centrosinistra. Io non riesco, credetemi, a poter spiegare questa situazione, una città che sta davvero affondando sotto tutti gli aspetti. È una città che sembra non amministrata male, ma proprio non amministrata. Una città in cui c'è un vuoto istituzionale, perché il vuoto istituzionale è rappresentato anche dal contatto diretto, dalla mancanza purtroppo di contatto diretto tra cittadinanza e chi amministra. C'è, come dire, una maggioranza, un'amministrazione che è rinchiusa a Palazzo di Città, lontana dai cittadini, un'amministrazione che è chiusa in questa Turris Eburnea, in questa Torre d'Avorio, così distante, così lontana. Concludo il mio intervento e mi riferisco ancora, quando parliamo di conti, i conti anche delle partecipate vanno armonizzate, lo dicevo all'inizio dell'intervento, con il contesto del... Si avvia la conclusione, consigliere. Io vorrei sapere quel 6GP cosa ha portato, se non le favole, le chiacchiere, perché in quella più di 500 persone, 600 persone non erano presenti, considerando i 430 addetti ai lavori dell'equipaggio. Dov'è il beneficio economico a fronte di una spesa enorme? Quella spesa enorme, fatela per una finale di Champions League, dico per assurdo, se si potesse mai fare, ma non per uno sport di nicchia che, vice sindaco Manzulli, assessore a ramo, non ha portato nulla. Concludo dicendo, quando lei parla di sentiment, grazie, caro Manzulli, il sentiment tempo. È la città che è ridotta a un porcile e viene percepita tempo, come un porcile. Grazie.